Sto vivendo una condizione anche umana difficile, per cui anche quando parli un incidentale diventa il titolo di un giornale. Cioè io come se sono un opinion leader, mi chiamano per dare le mie impressioni su fatti che non conosco. No, veramente è bruttissimo, ragazzi, non essere famosi, cioè è un'inculata sotto accettare tutti. C'ho una fidanzata che mi va sui giornali da parrucchiere, che sarà in seconda fila. Non gli fanno pagare più le mozzarelle, le cedono il posto quando va a fare le visite. Sono fatti terribili. Vuol dire, pure Annunziante gli hanno aumentato il parcheggio del garage, il prezzo del garage. E sempre parlando dei lati negativi, gli incassi per la gente, comunque questi soldi vanno a me ed è terribile, perché chiaramente c'è una lista d'attesa di parenti o pseudo sedicenti tali, per cui ci terrei a chiarire questa cosa qui. Il nostro compenso, un compenso dignitosissimo, più che dignitoso, diciamo, anche perché me l'ha dato lui, devo dire così, sì, ma del tutto sproporzionato rispetto a questi incassi. E quindi è un modo per dire stint a dare qualche altra cosa. Parla pure, perché io prendo la parola e dico cazzate a Vanguard, cerchiamo di riportare la discussione su. E niente, abbiamo accettato di fare questo incontro a una condizione che la denominazione non fosse lezione di cinema, perché l'ho già fatta con Gianni Canova, ecco, ma di cinema stiamo ricordando 5-6.000 volte. Sì, ma non ci capiamo niente, ma se no mica incassavamo così tanto. Cioè l'incasso è direttamente proporzionale all'ingranaggio. Questo succede.